Animazione e fantascienza hanno due cose in comune. La prima è la varietà. Entrambi questi mondi hanno la capacità di adattarsi e affrontare suggestioni e storie di natura diversa. La seconda è la serie antologica di Netflix di cui vi parleremo nella nostra recensione di Love, Death e Robots 3, terzo blocco di cortometraggi animati che arriva in piattaforma per continuare a mostrarci le potenzialità narrative di entrambi i mondi di cui fa parte. 9 nuovi episodi, o corti, realizzati da autori e studi diversi, per offrire varietà e spunti interessanti al pubblico e continuare il cammino che ci aveva conquistati all'esordio e si era mantenuto di buon livello, pur con qualche limite in termini di varietà nella sua seconda stagione. Ma ve ne parliamo subito nella nostra videorecensione. Il livello tecnico della terza stagione di Love, Death and Robots rimane elevato. I temi si confermano adulti, così come la messa in scena che in molti casi non si tira indietro quando si tratta di proporre violenza ed eccessi. Ma rispetto a un anno fa c'è una maggiore presenza di corti dal tono più leggero e ironico, andando così a bilanciare la maggior cupezza della stagione precedente, come se seconda e terza fossero due ideali metà, che insieme assicurano quella varietà che il primo ciclo aveva mantenuto. Il tutto senza rinunciare ad approfondire, laddove possibile e purtroppo un po' meno che in passato, la componente umana, che emerge soprattutto in un paio di episodi più riusciti. L'apertura è affidata a un ritorno, quello del Blow Studio, che aveva già realizzato due corti per la prima stagione, ma soprattutto dei suoi tre robot protagonisti anche di questo nuovo lavoro intitolato Tre Robot, Strategie d'Uscita. L'approccio è lo stesso, ironico e leggero, di quello che avevamo già visto nel corso del primo anno della serie, con i tre buffi protagonisti robotici che cercano di capire le usanze di un mondo post-apocalittico e delle strategie di sopravvivenza degli umani che l'avevano abitato e sono ormai estinti. Pur leggero nel tono, gli spunti di riflessione non mancano e gli 11 minuti volano via tra sorrisi amari e riflessioni. Da segnalare anche il ritorno del grande David Fincher, produttore dello show, e in questo caso anche regista del secondo episodio che si addentra in territori più cupi e ambiziosi, oltre che su un livello tecnico elevato e uno stile grafico eccellente che punta sul realismo. Il suo corto è il più corposo, visto che dura oltre 20 minuti, e questo permette a Fincher di tratteggiare le atmosfere del racconto e approfondire in misura maggiore l'aspetto umano della storia che ci viene raccontata, che ci porta a bordo di un veliero adibito alla caccia degli squali, che deve affrontare una problematica di diversa natura. L'attacco di un crostaceo gigante, che si rivela essere intelligente oltre che affamato, e presenta all'equipaggio una richiesta molto particolare che fa emergere le derive più subdole dell'animo umano. Il resto della terza stagione dello show ondeggia tra alti e bassi, tra corti più d'impatto e altri che risultano più che altro esercizi tecnici che non lasciano il segno. In generale, emerge un tono spesso dissacrante e surreale, a tratti persino grottesco, come nel bellissimo corto dedicato a uno scorbutico contadino costretto a prendere misure drastiche e tecnologiche per affrontare dei fastidiosi ratti super evoluti. Insomma, il livello medio della serie prodotta da David Fincher e Tim Miller resta elevato, ma anche in questo terzo ciclo di episodi abbiamo avuto la sensazione di una minor varietà rispetto alla prima entusiasmante stagione. Se la seconda era stata più cupa, in questa aumenta la percentuale di momenti più leggeri e ironici. Love, Death and Robots resta comunque un esperimento doppiamente interessante, perché da una parte sperimenta con le tecniche animate, mentre dall'altra spinge la fantascienza verso nuove derive per sfruttarne ogni potenzialità. E voi? Siete curiosi di vedere questa terza stagione di Love, Death and Robots? Fateci sapere la vostra nei commenti.